Per la prima volta nella storia ci siamo riuniti da ogni parte, chiese cristiane e comunità ecclesiali e religioni mondiali, in questo luogo sacro dedicato a San Francesco, per testimoniare davanti al mondo, ciascuno secondo la propria convinzione, la qualità trascendente della pace. Era il 27 ottobre 1986. Papa Wojtyla convoca ad Assisi i leader di tutte le religioni del mondo per una giornata mondiale di preghiera per la pace. A 30 anni da quella geniale intuizione di Giovanni Paolo II, il vaticanista Paolo Fucili, 46 anni, originario di Fano, ha deciso di scrivere un libro dal titolo Pace in nome di Dio, edito dalla casa editrice Tau. Fucili lo ha presentato anche a Fano, di fronte ad un pubblico attento e preparato nella sala della Mediateca Montanari. Nessuna guerra è possibile in nome di Dio e lo spirito di Assisi è ancora vivo, oggi, nei cuori di tante persone e ci ricorda uno degli aspetti più importanti attuali, e cioè che la pace è un dono di Dio e nel nome di una religione, non si può mai fare la guerra. Nessuna religione è più autorizzata a fare la guerra in nome di Dio. Questo è stato detto chiaramente 30 anni fa, un messaggio che è stato ancora rinnovato. Purtroppo è un messaggio, una frase che è stata ancora smentita in anni recenti. Abbiamo parlato ad esempio della guerra nella ex Jugoslavia, combattuta anche sulla base di contrapposizioni religiose. La tentazione sarebbe quella di dire: ma a cosa è servito tutto questo? A cosa è servito incontrarsi? A cosa è servito Assisi? E mi viene da rispondere con un'altra domanda: e se non ci fosse stata Assisi, forse le cose sarebbero andate meglio? Chi può dirlo? Pace in nome di Dio si può acquistare nelle librerie anche online, 97 pagine al costo di 10 euro.